l'altezza meno male qual è. Vabbè. Matteo. No, no, poi i ragazzi. Cari concittadini, cari amici. A me il compito questa sera di introdurre il comizio di chiusura della campagna elettorale del nostro candidato Matteo Mangiacavallo. Lo faccio convintamente e non solo per spirito di appartenenza alla coalizione che lo sostiene, che poi è la coalizione in cui ho storicamente militato e che ho avuto l'onore di rappresentare come sindaco di questa città. Ma non lo faccio solo per questo, lo faccio perché la città deve andare avanti e non può tornare al passato. Perché la città non può portare il peso di una recente disamministrazione. E per far questo è assolutamente indispensabile che il prossimo sindaco sia sostenuto da una coalizione omogenea sul piano della condivisione politica e della condivisione programmatica. Perché i prossimi anni ci prospettano una sfida molto ardua ma anche molto esaltante. Sono gli anni delle misure economiche post pandemia, saranno gli anni del PNRR e dei fondi di coesione, saranno gli anni rispetto ai quali ingenti risorse finanziarie saranno devolute agli enti locali e soltanto se ci sarà una amministrazione in grado di saper programmare, di saper progettare e di sapere intercettare questi fondi, questa amministrazione sarà capace di cambiare realmente il volto delle città e degli enti locali. La sfida non è di poco conto. La sfida è ardua ed è esaltante e può essere compiuta attraverso, come dicevo, una coalizione omogenea, ma soprattutto un programma ambizioso, un programma in cui ci sia un mix di esperienza e di gioventù, quello che Matteo rappresenta, un programma guidato da una persona che ha maturato una grande esperienza di parlamentare regionale, ma che ha costruito attraverso questa esperienza un grande amore per il proprio territorio, per la propria città e una serie di contatti e di interlocuzioni con la regione siciliana, che poi è quella attraverso la quale passeranno questi fondi. E allora, cari concittadini, la sfida è anche di natura politica. E la sfida è di natura politica perché noi dobbiamo avere l'abilità di riconquistare alcuni rapporti. Il primo rapporto che va riconquistato e su cui Matteo in questa campagna elettorale si è fortemente impegnato è il rapporto della politica con la cittadinanza. Uno dei capisaldi del programma di Matteo è appunto questo: governiamo insieme questa città, non la possiamo governare da soli come amministratori. Un altro caposaldo che deve costituire spunto per la iniziativa amministrativa di Matteo è la riconquista del rapporto che Sciacca deve avere con il resto del territorio, con il resto delle città da cui da un po' di tempo a questa parte ci siamo isolati, perché Sciacca deve essere
il traino di tutti i comuni del suo circondario, anche attraverso quegli strumenti di programmazione associata che saranno appunto quelli di cui parlavo all'inizio del mio intervento, in cui dovranno esserci delle organizzazioni di comuni, dei comuni del circondario, e Sciacca deve essere al centro di questo territorio a riconquistare la sua autorevolezza, anche perché questo ci consentirà di rendere i nostri servizi più a misura d'uomo, più vivibili, la nostra città più bella e più accogliente, se saremo in grado di intercettare queste risorse. E questo è il programma ambizioso di Matteo. Ma badate bene, cari concittadini, c'è una condizione imprescindibile perché tutto questo si possa realizzare. E la condizione imprescindibile, e lo dice uno che la città l'ha amministrata e sa quali sono le dinamiche e le variabili di alcuni momenti di amministrazione, una delle condizioni imprescindibili è che il sindaco abbia le mani libere, senza alcun condizionamento. E badate bene, la storia di questa città ci insegna che chi è stato vittima di questi condizionamenti è naufragato nella disamministrazione. Ecco perché noi ci presentiamo come squadra omogenea. Siamo una squadra omogenea sul piano politico, siamo una squadra omogenea, dicevo, sul piano della condivisione programmatica, ma lo siamo anche umanamente come persone, perché tra di noi c'è un rapporto etico che ci lega e rispetto al quale noi abbiamo promesso solennemente a Matteo che non ci saranno mai condizionamenti e ricatti di alcun tipo nei suoi confronti. Lui dovrà essere nelle condizioni di amministrare questa città al meglio. Noi possiamo dare solo il nostro apporto. Noi possiamo dare, per quel che mi riguarda, modesta esperienza. I giovani ci devono portare quell'entusiasmo, quella passione, quell'amore, quella competenza che sarà necessaria per consentirgli di guidare la nostra città. È un'occasione che non possiamo perdere, amici miei. È un'occasione che non possiamo perdere e non la possiamo lasciare né alle mistificazioni propagandistiche fatte di false accuse su ciò che è stato il passato. Fatte di false accuse che io e tutti noi rispediamo al mittente, perché abbiamo la coscienza a posto di aver rappresentato questa città al meglio, con grande spirito di abnegazione, quello spirito di abnegazione che Matteo, attraverso il suo programma, metterà in campo. È un'occasione che non possiamo perdere, che non possiamo lasciare neppure all'improvvisazione. Dobbiamo invece saperla cogliere, concittadini miei, amici miei. Sciacca la deve sapere cogliere, premiando questa coalizione, premiando questi giovani, premiando questo candidato sindaco, mettendo in mani sicure il futuro della nostra città e sapendo che questo futuro non è un futuro qualsiasi, ma sarà un futuro attraverso il quale solo una grande capacità potrà trasformare il volto del nostro territorio. E finalmente, partendo dal presupposto, e concludo, che non è vero che a Sciacca è tutto da buttare a mare. Anche questo bisogna rispedire al mittente. Sciacca è bella, Sciacca ha subito e ha avuto importanti opere di riqualificazione. Mi permetterete con orgoglio di dire che tra qualche mese il lungomare della banchina Riva Nord, grazie all'amministrazione da me presieduta, sarà una bellezza inestimabile per il turista e per la città. Sciacca non è tutta da buttare a mare, ecco perché noi dobbiamo essere propositivi e dobbiamo metterla in mani sicure
nelle mani di Matteo, della sua giunta, della sua squadra. Faremo il suo bene, faremo il nostro bene e saremo certi di avere fatto una cosa che porterà sviluppo e progresso al nostro territorio. Grazie amici. Allora, intanto prima di iniziare volevo che facessimo un applauso alla nostra marineria che oggi soffre un problema molto serio. Esprimiamo solidarietà a tutti i nostri pescatori, a tutto l'indotto della nostra marineria. È doveroso e noi saremo sempre al loro fianco, come lo siamo stati in questi anni. Oggi non vi sto invitando ad un comizio, al classico comizio. Io non sono roba da comizio. Devo soltanto presentarvi chi sono e invitarvi a votare questa coalizione, questa proposta elettorale, e cercherò di farlo nel migliore dei modi. E per questo motivo vorrei parlare del nostro programma, non vorrei parlare degli altri. Degli altri non è utile parlare. Anche perché siamo i primi, è chiaro che dopo di noi verranno gli altri, vorranno attaccarci, parleranno di noi, significa che hanno paura di noi, significa che non hanno argomenti. E allora i loro argomenti li lasciamo ai vostri giudizi, e se non li hanno e parleranno di noi, che ci attacchino pure. Anzi, attaccatemi, fatelo con piacere, attaccatemi perché mi fa bene. Dite quello che avete detto negli scorsi giorni, perché non riuscite a dire altro. Dite soltanto che cosa ha fatto Mangiacavallo negli ultimi 10 anni. Ecco, ve lo dico io, ecco. Ditelo, ripetetelo. Ho fatto tanto e ho fatto in silenzio, non come voi. Ho lavorato in silenzio da operaio per questa città e chi sa quello che ho fatto, ovviamente non c'è bisogno che gli spieghi. Probabilmente chi è mancato da Sciacca per tanto tempo invece ha bisogno di essere rinfrescato, ma a me non interessa. Non interessa parlare di loro. Parliamo di noi. Io in questi 10 anni ho fatto il deputato regionale. E ho acquisito una grande esperienza, ho messo insieme un bel po' di collegamenti che oggi voglio spendere per la mia città. Delle relazioni, delle connessioni. Un dialogo che non ho mantenuto mai chiuso, sempre aperto. Un dialogo che è mancato negli ultimi anni, e questo è quello che voglio portare alla mia città per i prossimi 10 anni. Gli ultimi 10 anni sono stati molto particolari per la mia vita, e gli ultimi anni sono stati particolari, molto pesanti per la nostra città. E usciamo da un momento molto critico. Tutti noi abbiamo bisogno di serenità. Tutti noi abbiamo bisogno di una tranquillità che ci è mancata. E gli ultimi 10 anni mi hanno insegnato che nella vita una cosa è molto più importante delle altre, ed è una cosa che non ci appartiene, perché appartiene a lui. Il tempo. La cosa più importante che abbiamo è il tempo. E questo tempo non lo possiamo sprecare. Ne abbiamo sprecato tanto negli ultimi anni. Abbiamo perso tante occasioni, oggi non ne possiamo perdere nemmeno una. Oggi non c'è più tempo da perdere, Sciacca non ha più tempo da perdere. E la vita stessa mi ha insegnato che non è utile tirare a campare senza prendere una decisione. Andare avanti così, trascinandoci, no, non è utile per nessuno.
È importante invece prendere la decisione e prenderla immediatamente. Se c'è una cosa che dobbiamo farla subito, non dobbiamo aspettare, perché tempo non ce n'è più. E questo è il mio motivo, quello che voglio lasciarvi questa sera. Noi saremmo quelli che prenderanno le decisioni in maniera repentina. Durante questa campagna elettorale l'avete visto. Io oggi non sono più nelle condizioni, sono nell'età giusta per cui certe cose non le posso più trascinare. Quindi quando capita mezza cosa prendo la decisione, e lo avete visto. In campagna elettorale ho deciso di andare via con una lista in meno. Però sono convinto e sono certo che avremo tanti problemi in meno. E non l'ho fatto per me, l'ho fatto per voi, perché c'è un programma ambizioso che deve essere realizzato. Ed è la garanzia che quel programma viene realizzato. Avere le mani libere è la prima cosa che dovete pretendere da chi si candida a sindaco. E noi siamo gli unici che ce l'abbiamo. Abbiamo fatto delle scelte importanti. Abbiamo scelto di non mettere dentro chi ha amministrato negli ultimi 5 anni. Abbiamo scelto di non fare delle accozzaglie di cui non si capisce niente, delle accozzaglie che poi paghi il giorno dopo, perché litighi dalla mattina alla sera. Oggi non c'è più tempo di litigare. Non c'è più tempo di scontrarci. La politica deve tornare ad essere qualcosa a cui i cittadini sono affezionati. Oggi abbiamo creato un mostro. Tutti quelli che oggi mi attaccano stanno allontanando la gente dalla politica. Basta, basta la politica degli scontri. Dobbiamo agire per il bene di questo paese. E quando sarò sindaco, se volete che sarò sindaco, non ci sarà opposizione, perché dialogheremo tutti quanti per il bene di questa città, che ne ha tanto bisogno. E proprio perché non voglio parlarvi degli altri, e proprio perché non voglio accusare gli altri, parliamo del bello, perché questa città ha tanto bello, tanto di bello. Io non sopporto le campagne elettorali, io sono saccense, sono nato a Sciacca, sono vissuto a Sciacca, sono cresciuto a Sciacca e non me ne sono voluto andare da Sciacca. Sono 50 anni che sono a Sciacca. E non sopporto chi viene da fuori e viene a denigrare Sciacca. Io riconosco i limiti della mia città, però non sopporto quando chi viene pensa che le soluzioni ai problemi ce l'abbia solo lui. E invece noi, chi li viviamo i problemi, sappiamo benissimo quali sono. Abbiamo solo bisogno di una buona amministrazione e ci stiamo tentando a darvela. Parliamo del bello, parliamo di questa campagna elettorale. Noi siamo partiti in svantaggio e il nostro avversario è partito 2 mesi prima. Vabbè, aveva 25 anni da farsi perdonare, in cui non è mai stato a Sciacca. E noi siamo partiti in svantaggio e abbiamo fatto questa rincorsa. È stata una bellissima campagna elettorale, abbiamo incontrato la gente, abbiamo trasmesso entusiasmo, raccolto entusiasmo e abbiamo finalmente raggiunto quella che era una posizione difficile all'inizio. Oggi siamo lì, ce la giochiamo. Ma questa campagna elettorale è partita da questa piazza, ero lì fermo, c'era un signore su quella panchina e mi ha detto: non ti chiedo.
turistica, sì, lo vogliamo, perché noi pensando ai turisti pensiamo anche a noi, perché noi realizzando i servizi per i turisti stiamo realizzando la nostra città ideale, stiamo realizzando una città in cui siamo sereni, in cui siamo felici di vivere, in cui siamo orgogliosi di stare. E quindi penseremo pensando a noi, penseremo anche ai turisti che dopo 25 anni si candidano a sindaco, penseremo anche a loro. Devono essere decorosi, devono essere belli. Immaginate per esempio di entrare a Sciacca entrando da Porta Palermo invece che uscendo. Entrando da Porta Palermo ed entri direttamente in un centro storico che è bellissimo. Un centro storico che diventa il salotto buono della città, che diventa pieno di servizi con i bagni che funzionano, le fontanelle. Immaginate anche che tutto questo sia alla nostra portata, gli operatori ecologici di quartiere. E anche un ufficio turistico che sia sempre aperto. Vi chiedo di avere un'immaginazione in più del solito, perché noi siamo più visionari del solito, abbiamo un programma innovativo che vogliamo realizzare. E quindi c'è la necessità di sognare, di mettere sul campo i vostri bisogni, i nostri bisogni e realizzarli una volta e per tutta. E vogliamo partire anche dalle periferie, perché non devono essere abbandonate. Le periferie sono il nostro centro, sono il nostro centro. In questi giorni abbiamo visto in che strato di degrado si trovano. Non ce lo meritiamo, non se lo meritano i nostri concittadini che abitano le periferie. Il centro storico è sì per i turisti, ma le periferie sono il nostro centro. E da lì dobbiamo ripartire, partendo dalla scerbatura, partendo dalle pulizie, partendo da quelle che sono le cose che sono mancate in questi anni. E sono le cose primarie, i bisogni primari che poi fanno la città, ce la rendono accogliente. Abbiamo un programma, vi ho detto, ambizioso, abbiamo un programma che merita di essere realizzato, perché contiene molta di quella che voi potete capire come innovazione. Leggete lì cambiamento. Cambiamento è il risultato di un processo innovativo ed è quello che vogliamo impostare all'interno della macchina amministrativa. Perché senza innovazione non possiamo generare cambiamento. Se noi ci ripresentiamo e vogliamo governare lo stato delle cose tirando a campare, non andiamo da nessuna parte. Invece dobbiamo stravolgere, dobbiamo cambiare la storia di questa città, dobbiamo scrivere un pezzo di storia di questa città insieme. E avrete quattro strumenti attraverso i quali io voglio che la comunità diventi governo di questa città, un governo di comunità, dove pubblico e privato stiano insieme, cooperino, dove il privato che ha fatto tanto e che fa tanto deve essere valorizzato, deve essere posto in primo piano, deve essere il nostro motore. E noi come pubblico dobbiamo favorire il privato che vuole investire, non dobbiamo penalizzarlo. È successo questo negli scorsi anni e invece dobbiamo invertire il trend. Oggi non è possibile aspettare che il pubblico offra lavoro ai giovani. Non è possibile, non siamo più nei tempi in cui governava Messina. Oggi è diversa la situazione. Oggi è molto diversa. Oggi c'è bisogno del supporto di tutti affinché questa sinergia, affinché il privato investa con piacere sul territorio di Sciacca e offra lavoro alle nostre giovani generazioni. E dobbiamo fare di tutto affinché ciò avvenga. E abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare. Abbiamo tante possibilità. I prossimi anni sono gli anni in cui la nuova amministrazione da me governata riaprirà le terme, perché abbiamo seguito il percorso, siamo alla fine di un percorso e il comune
attraverso il suo sindaco, deve guidare questo percorso che miri alla gestione della cosa pubblica e la gestione delle terme. Deve pretendere il prossimo sindaco che il processo che porta avanti la regione da tempo e per il quale non ha mostrato che incertezza, improvvisazione, diventi qualcosa di concreto. E noi abbiamo le carte in regole per farlo, perché noi ci abbiamo lavorato, noi sappiamo come fare. Le terme sono la nostra risorsa e le terme devono ritornare ad essere riaperte. Ma non solo le terme, ci sono tante altre cose che devono essere riaperte. Il teatro è mancato di gestione negli ultimi 5 anni, il teatro sarà riaperto. Le piscine, anche le piscine comunali, si aspetta un bando da 5 anni, anche quello, faremo il bando e le riapriremo. Non sono promesse elettorali, sono certezze, perché abbiamo le competenze per poter fare le cose. Abbiamo l'esperienza, abbiamo le connessioni, sono tutte cose che non ci mancano. Il ponte Canzalamone grida vendetta, è chiuso da tantissimo tempo ormai. Il ponte, anche lì, abbiamo una progettazione esecutiva, vi assicuro una cosa, ci sono delle prove di carico, adesso prenderemo le carte, se sarò sindaco le studieremo, vedremo che cosa manca, ok? Spingeremo affinché i lavori si facciano subito, ma vi dico un'altra cosa, non aspetteremo i lavori, se quel ponte si può riaprire stringiamo la carreggiata, mettiamo 2 semafori, un sensore e lo riapriamo subito. Sono stato tra i fautori di una lotta, di una battaglia di civiltà, quella per l'acqua pubblica. Abbiamo ottenuto che il gestore privato che ci vessava andasse via. Adesso c'è una gestione pubblica, ma i sindaci non devono prenderla come scusa per dire che la gestione pubblica non funziona. Questa va fatta funzionare, va resa efficiente, efficace, economica. E con noi lo sarà. Perché se non lo sarà, prenderemo in mano le nostre reti, perché Sciacca fornisce l'acqua agli altri comuni. Prenderemo in mano le nostre reti e ce le gestiamo noi. Intanto andremo a garantire 80 metri cubi di acqua per come si faceva prima, perché noi paghiamo il canone e abbiamo diritto a servizi che oggi non abbiamo. Abbiamo diritto a che le reti siano efficienti e che non ci siano perdite idriche. Ci sono perdite idriche che ormai sono storiche. Queste vanno risolte, o si risolvono oppure prendiamo veramente in mano la situazione noi e le gestiamo noi queste situazioni. Abbiamo tante cose da fare nei prossimi anni, abbiamo anche l'ambizione di creare 3 poli culturali importanti. In questi giorni stiamo facendo progetti, stiamo sfornando progetti. C'è Ignazio che ha fatto già 6 progetti nell'arco di questa campagna elettorale. Io non so cosa possa fare durante una sindacatura, visto che 6 me li ha fatti in questi 2 mesi. È un motore, quindi abbiamo programmato diverse cose, abbiamo progettato già diverse cose e ci avvarremo di professionisti per progettare e rendere completamente nuova questa città, partendo dalle cose più piccole a quelle più grandi. E avremo anche i soldi per farlo, ne stanno arrivando tanti. Ecco perché non vi spiegate, ma com'è che Sciacca è combinata così male? Non è mai stata così a terra e tutti corrono per diventare e per amministrarla. Ecco perché ci sono tanti soldi che stanno arrivando e devono finire nelle mani giuste, perché è importante prenderli tutti e metterli nelle mani giuste. E allora con uno staff di europrogettisti non faremo scappare nemmeno un bando, prenderemo tanti soldi e faremo nuova questa città. Apriremo 3 poli culturali importanti. All'interno del complesso San Francesco c'è già un progetto, già l'ho presentato, l'ho fatto mio.
e apriremo subito il complesso San Francesco. Faremo lì il polo mediterraneo del turismo congressuale di comunità e innovazione. Sarà il primo in Sicilia, perché ce lo meritiamo. E poi aprirà nei prossimi 5 anni, a breve abbiamo un finanziamento, ci ho lavorato 8 anni, ecco. Raccontatelo a chi dice che non ho fatto niente. Apriremo il museo regionale di Sciacca, che attende di essere aperto dal 1991, c'è una legge che lo istituisce, e finalmente lo apriremo nei prossimi anni. Sciacca avrà il suo museo, Sciacca avrà un luogo in cui esporre le nostre bellezze, le nostre arti, le nostre tradizioni, le nostre identità. E poi quando guardo quel palazzo penso, il comune lo dobbiamo spostare, lo dobbiamo togliere da lì, ma non il comune, perché è impossibile prendere quel palazzo e toglierlo, e poi è bellissimo, non deve essere tolto fisicamente, togliamo gli uffici comunali, portiamoli da un'altra parte e lì lo facciamo diventare un museo bellissimo, in cui esporre veramente tutte le nostre identità. Terzo polo importante, e qua tocchiamo il tasto che piace tanto a Ignazio, la cittadella del Carnevale. E proprio perché piace a lui, lo ripeto, da anni si parla di capannoni del Carnevale, i capannoni a Sciacca ci sono locali in cui si può fare Carnevale 365 giorni l'anno, in cui far divertire i nostri ragazzi e non farli andare fuori. Ci sono locali in cui è possibile fare tutto questo, realizzare i carri a grandezza naturale, uscirli nel fine settimana, far lavorare lì tanti giovani, farli divertire, far venire i turisti e fargli apprezzare le nostre arti. Abbiamo tanto da insegnare anche agli altri, perché il nostro carnevale è un patrimonio per tutte le arti che vengono coinvolte in questa festa. Prima le priorità, ma anche il divertimento per i nostri giovani è una priorità. Lo sport è una priorità. Mi sono rimasti gli ultimi 5 minuti, c'ho l'avviso acustico. Allora, parliamo di questo. Cittadella del Carnevale è un progetto che abbiamo messo in piedi. Abbiamo fatto incontrare il privato che vuole investire e il privato che ha l'entusiasmo per raccogliere ogni iniziativa in questo senso. Non siamo senz'ali, ma le buone amministrazioni devono mettere insieme tutte le buone persone per realizzare i progetti. E se già il progetto c'è, esiste, è inutile che blateri, non c'è niente da blaterare. Ci siamo arrivati prima di te. Mi ero fatto un foglietto con tante cose da dire, non so se le ho dette tutte. Non so, se devo controllare per vedere se... Dai, uno sguardo glielo do, vediamo se c'è qualche cosa che mi sono dimenticato. Ah sì, tasso dolente. Un tasso dolente è l'ospedale. È chiaro che non possiamo dimenticarci di quello che era il nostro fiore all'occhiello e deve tornare ad essere fiore all'occhiello. Vogliamo una sanità che riparta da Sciacca. Vogliamo che Sciacca sia il centro di questa parte di provincia e raccolga gli altri territori che stanno accanto, raccolga tutti i comuni dell'Interland che fanno riferimento a Sciacca. Si può fare tanto per far diventare Sciacca il centro, ci vuole solo una buona amministrazione, un'amministrazione che abbia lo spirito di comunità e la capacità di gestire la cosa come se fosse un'azienda. Funzioni? Ok, vai avanti. Non funzioni? Ti rimuoviamo. Visto che mi mancano 3 minuti, tra un poco vi lascio ad uno dei comizi che forse vi annoierà più di tutti, in cui
c'è un disco rotto che vi ripeterà sempre le stesse cose, vi dirà che questa città fa schifo, che non va bene niente. Le cose andavano bene solo quando c'era lui nel 97, ma ricordategli che c'era la lira nel 97. E che oggi le cose sono notevolmente cambiate, c'è bisogno veramente di tutti, c'è bisogno di sbracciarci. Sbracciamoci tutti, perché qua c'è da lavorare per i prossimi 10 anni, c'è da fare nuova questa città, c'è da trasformarla, c'è da prendere le risorse che abbiamo, quelle che non abbiamo, di reperire i fondi. Non si va con le valigette a Bruxelles, a Roma e a Palermo, si sta su internet, si cercano i fondi e si fa nuova questa città con tanti progetti che abbiamo da fare, tante cose da realizzare. Abbiamo un programma immenso da portare avanti. Lasciateli perdere i dischi rotti, quelli che vi dicono e vi ripetono le stesse cose. Voi avete due possibilità. Una, se siete contenti di come stanno andando le cose, non votatemi, votate gli altri. Se invece volete cambiare le cose, perché noi le cambiamo, e allora prendiamo in considerazione il nostro progetto. È un progetto di cambiamento. Noi abbiamo una coalizione chiara e trasparente, che non si nasconde dietro i simboli di liste civiche, che non inganna i cittadini, oggi ti fa votare Onda e domani diventa Lega, non le fa ste cose. E poi abbiamo un gruppo unito, abbiamo fatto sacrifici, ho fatto sacrifici per creare questo gruppo unito, ho messo via una lista per assicurarvi il buon governo di questa città, meglio pochi ma buoni, e siamo buoni ma non siamo fessi. Siamo un gruppo unito che è garanzia che le cose che abbiamo scritto in quel programma le facciamo. E poi abbiamo le mani libere. Abbiamo le mani libere per farlo. Quindi avete la scelta giusta davanti. C'è solo da mettere una X su Matteo Mangiacavallo sindaco. Mettete questa X e vi assicuro che davvero queste cose cambieranno, che davvero le nostre sorti cambieranno, che davvero scriveremo un pezzo di storia insieme, che davvero questa è la svolta buona. Vorrei che salissero tutti i miei consiglieri, dai che ci abbiamo un minuto, tutti sopra. Sì, 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 un saluto soltanto velocissimo. Noi ci stiamo spostando in piazza Saverio Fricia, vi aspettiamo lì. Buona serata a tutti.